Buon pomeriggio a tutti. Sono Elena, un'alunna dell'Istituto Da Vinci di Fasano. Un saluto a quanti oggi hanno deciso di seguire questo evento. Un saluto al professore Antonio Maria La Scala, avvocato penalista, patrocinante in Cassazione, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi. Un grazie alla dirigente del nostro istituto, la professoressa Maria Stella Carparelli, per aver sostenuto l'iniziativa. Lascio la parola alla professoressa Angelini, referente del bullismo e cyberbullismo. Buonasera, porto a tutti voi il saluto della dirigente che purtroppo per via di un imprevisto non ha avuto la possibilità di essere qui e quindi di intervenire. Ecco, ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo e ovviamente un grazie particolare all'avvocato La Scala per aver accolto appunto il nostro invito e anche per il prezioso contributo formativo che questa sera darà appunto a noi docenti, sicuramente a tutti quanti i genitori e in particolare agli studenti del nostro istituto ed eventualmente anche qualche altro che è collegato con noi. Buona serata a tutti. Bene, è qui con noi anche la professoressa Cinzia Caroli, assessore ai servizi sociali, cultura e politiche dell'infanzia. Prego, assessore. Grazie Elena, buonasera, buonasera. Io sono veramente molto molto contenta e sempre particolarmente emozionata quando come scuola, in particolare proprio con una grande collaborazione con gli studenti, si organizzano questi incontri, che sono incontri che coinvolgono, perché trattano temi che sono vicini naturalmente alla quotidianità e alla vita di quei ragazzi. Ovviamente vorrei ringraziare, unisco al ringraziamento che avete fatto nei confronti del nostro ospite, l'avvocato Antonio La Scala, che ci ha fatto questo regalo, ci fa questo regalo questo pomeriggio e tratterà con noi insomma l'argomento relativo ai rischi della rete. Ma come tutte le cose anche vorrei sottolineare il come l'avvocato tratterà questo argomento. L'avvocato, questo l'ho detto anche stamattina agli studenti in classe, ha un dono che poi naturalmente è affinato in base alla sua lo studio, l'approfondimento, l'esperienza, la professionalità, è estremamente carismatico e questo lo traduce anche in una modalità comunicativa, la scelta dei termini, lo stile verbale. Lo voglio sottolineare perché è molto importante anche per voi ragazzi, intanto è bello perché questo coinvolge molto. Abbiamo ospitato l'avvocato La Scala di recente a Fasano per la giornata contro la violenza di genere, tema sul quale l'avvocato insiste sempre e con grande calore e con grande passione. Lo avete apprezzato molto, lo avete voluto nuovamente ed effettivamente lui ha questa capacità di coinvolgere, quindi è vero, siamo da remoto, però certamente abbiamo questa sera la possibilità di fruire di questa bella opportunità, quindi lo voglio ringraziare perché so che è molto vicino ai ragazzi e alla scuola, al mondo della scuola in particolare, e sono sicura che sarà davvero molto interessante. I ragazzi, avvocato, hanno lavorato in questi giorni, grazie anche alle docenti come la professoressa Angelini che vediamo qui, hanno lavorato molto sul tema del bullismo e cyberbullismo. In classe si è discusso tanto, hanno anche messo a punto degli slogan, ci sono state anche situazioni in cui si sono aperti anche i bulli, perché dobbiamo anche tenere uno sguardo su quell'aspetto naturalmente, no? Quindi è un momento abbastanza, come posso dire, anche caldo, buono per parlare di queste tematiche questo pomeriggio. Io voglio ringraziare davvero di cuore a nome di tutta l'amministrazione comunale che in questo momento rappresento, ma anche a nome della scuola, il privilegio quest'anno di insegnare all'interno del Da Vinci e quindi sono molto contenta. Ringrazio l'avvocato per quello che potrà, per il contributo che potrà dare e insomma sono qui in ascolto. Dovrò allontanare per un consiglio comunale un'interrogazione velocissima, ma poi torno avvocato perché sono molto interessata come grazie. Sempre grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie. Un abbraccio ai ragazzi collegati, grazie. Bene, possiamo procedere. I rischi della rete, è questo il tema che affronterà il nostro ospite. Il web è ormai il nostro compagno di viaggio, siamo continuamente connessi e non solo noi ragazzi. Sicuramente sono tanti i vantaggi che la rete comporta, ma purtroppo essa presenta anche dei pericoli, dei quali è necessario essere consapevoli. Pertanto a questa tematica sono state dedicate assemblee di classe di febbraio, durante le quali ogni classe ha prodotto un proprio slogan. Tutti gli slogan sono stati poi raccolti in un video, che adesso guarderemo insieme. Thank you.
Avvocato, io adesso le lascio la parola in modo che ci illustri i rischi che comporta l'uso inappropriato del web, affinché lo si possa utilizzare con responsabilità, in sicurezza e dunque anche in modo proficuo. Grazie. Buonasera e grazie a voi per l'iniziativa, grazie a voi per aver pensato a me, grazie al dirigente scolastico, alla professoressa. Sono, e ovviamente all'assessore che ho già avuto modo di conoscere in quell'evento, di cui parlava prima sulle violenze di genere, che non è un argomento molto lontano dal bullismo, perché cominciamo subito col dire che io questa frase, questa parola, non l'ho mai molto sopportata, bullismo, perché se sfogliamo l'intero codice penale la parola bullismo non c'è, non c'è. Troveremo cyberbullismo dal 2017 in poi, perché ci fu la legge sul cyberbullismo, ma al di fuori di questa espressione la parola bullismo non c'è. E allora questi fenomeni io li voglio chiamare col loro reale nome, perché questo è fondamentale, il linguaggio, perché qui ce ne andiamo dietro a un linguaggio superficiale e scorretto. Scorretto non nel senso che non è educato, nel senso che non è tecnicamente corretto, perché i fatti di bullismo sono reati, crimini. Chi fa bullismo è per definizione un criminale, se viene chiaramente condannato. Perché crimini? Perché bullismo significa violenza privata, che è un reato nel codice penale, lesioni personali, ti do una spinta e ti fai male, cadi a terra, la penna nell'occhio, lo schiaffo dietro l'orecchio e si alza un timpano, la spinta e cadi dalle scale e ti rompi il ginocchio, ti fratturi la gamba. È inutile dire fatti realmente accaduti, è inutile dirlo. Quelle sono lesioni personali gravissime, punite da 6 a 12 anni di carcere, quindi c'è poco da dire bullismo, sono reati gravi. Poi c'è il reato di molestia, il reato di atti persecutori, stalking. Avete mai sentito la parola stalking? Stalking si chiama atti persecutori, da 3 a 7 anni di carcere, sono reati pesanti. Quindi, primo punto fermo, se no qua ci perdiamo, non serve a niente l'incontro che facciamo, non serve a nulla se non cominciamo a cambiare approccio sia nel linguaggio che nei contenuti. Bullismo è un insieme di fatti costituenti reati. Reati significa prevista al codice penale, per i quali c'è una pena detentiva, possono essere gli arresti domiciliari, ma può essere il carcere minorile, può essere il carcere dei maggiorenni, comunque è una pena detentiva, chiaro, più tutte le conseguenze che vedremo. Quindi, questo è il primo punto fermo, il linguaggio. Sono reati, chi fa bullismo è un criminale, perché commette dei crimini, dal latino, che voi non so se l'avete studiato, il latino, ma per chi lo conosce, crimen, criminis, significa reato, condotta illecita. Quindi usiamo il linguaggio corretto, perché questo è importante affinché i ragazzi comincino a capire che frasi che purtroppo sento spesso anche dagli adulti, del tipo si è trattato avvocato uno scherzo pesante, uno scherzo leggero, uno scherzo esagerato. Ma che scherzo è scherzo? Per quanto mi risulta, per gli scherzi in galera non si va per gli scherzi. Quindi se si va in galera evidentemente non sono scherzi. Cominciamo subito col dire questo, perché altrimenti ci perdiamo. Detto questo, bisogna tener conto anche dei tempi oggi. Diciamo che il bullismo è di meno diminuito rispetto al cyberbullismo, o meglio, per essere più corretti, possiamo dire che oggi il bullismo avviene in rete, attraverso quindi questo fenomeno che si chiama il cyberbullismo. Che cos'è sta rete? La rete è una sola parola, il mondo internet. Sento tanti convegni, incontri, filosofi che si affacciano discorsi di ore su internet, la rete. La rete è internet, punto. Chi è internet? Cos'è internet? Internet è una mamma che ha tanti figli. Chi sono questi figli? Un figlio si chiama Facebook, un figlio si chiama Instagram, un figlio si chiama Telegram, un figlio si chiama YouTube, un figlio si chiama WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera. Questa mamma c'ha tutti questi figli, che vuol dire? Che essendo tutti figli della stessa mamma, rispondono alla stessa logica. Qual è la logica? Quella in base alla quale tutto ciò, e qui è la seconda cosa che ci dobbiamo ricordare, di un'ora, potremmo dormire ogni tanto, potremmo fare una dormita ogni tanto, ma ci sono delle cose su cui non dovete assolutamente calare l'attenzione, perché ho visto gente morire della vostra età. Un mese fa a Ruvo un ragazzino di 14 anni è caduto dalla finestra della scuola e morto. C'è un'indagine in corso, può darsi che il bullismo non c'entri, può darsi che c'entri, ma è morto l'ennesimo minorenne, è morto. È chiaro? Quindi, quando si muore o si va in ospedale, insomma, credo ci sia poco da scherzare. Quindi, ricordiamoci quest'altro secondo punto fermo.
tutti sono figli della stessa mamma, internet. Questo significa che rispondono alla stessa logica. Qual è questa logica? La logica secondo cui tutto ciò che viene postato su qualunque social, vi ho fatto un elenco ma ce ne sono tanti altri che voi conoscete meglio di me, diventano di proprietà di internet. Se io metto cambio la mia foto sul profilo di WhatsApp, nel momento in cui metto la foto nuova, quella diventa di proprietà di internet. Se mando un video a mia madre, a mia zia, quel video diventa di proprietà di internet. Chiunque lo può intercettare e se lo può trovare in rete. Iniziamo subito col primo caso. Due o tre settimane fa viene da me come associazione Gens Nova, perché parlo diciamo anche oltre come avvocato, come presidente della mia associazione Gens Nova, che si occupa nello specifico di queste cose. Viene una famiglia, persone per bene, una ragazzina di 20 anni, disperata. Dice: avvocato, mi è arrivato da un link che non conosco e me lo fa vedere, sono arrivate 7 foto mie, foto che io ho fatto un giorno, ho fatto i selfie nel bagno di casa mia, mi sono indossato un completino di biancheria intima che mia madre, che era lì presente, mi ha regalato quando ho fatto il compleanno. E la mamma: sì, avvocato, è vero, io ho regalato questo completo di biancheria intima a mia figlia, e mia figlia dice: mamma, vado in bagno, me lo voglio provare per vedere se va bene, cioè, per far vedere anche a mia madre, per vedere come stessi, mi sono scattata 6-7 foto con la biancheria intima indossata. Dopodiché, caro avvocato, l'ho visti con mia madre, abbiamo visto, insomma, tutto sommato, che dallo specchio non è la stessa cosa che nella foto. Mi è piaciuto il completino, ho preso quelle foto, le ho cancellate. Io ho detto: sicuro che non le ha inviate a nessuno? Dice: lo giuro. E ha detto la verità, perché abbiamo verificato, non le ha mai inviate a nessuno. Dice: avvocato, e com'è possibile che dopo un anno e mezzo qualcuno, da un link che io non conosco, non so manco che esisteva, da un sito, su questo sito ci sono quelle mie 7 foto che io al 1000 per 1000 non ho mandato a nessuno e le ho cancellate. E io ho detto: di che ti meravigli? Me lo chiedi pure? Come hai fatto le foto? Con la macchina fotografica o col cellulare? Col cellulare, avvocato, è normale, come le devo fare col cellulare? Bravo, ti sei risposta da solo. Perché la foto che fai col cellulare non risponde alle stesse logiche informatiche o fisiche della foto che fai con la macchina fotografica. Nel momento in cui io scatto una foto, quella foto entra non nel mio apparecchio telefonico, non nel mio cellulare, entra nel sistema internet e da lì non si leva più. Quando tu hai fatto cancellare, tra ragazzi, quando tu hai fatto il canci, hai pensato di cancellare, hai cancellato la foto dal tuo cellulare, non dal sistema. Per cui è normalissimo che qualcuno dopo un anno e mezzo abbia trovato quella foto chattando in tutte le reti, in tutti i siti, si è trovata la foto di una diciannovenne che sta con le mutandine e il reggiseno. Siccome c'è gente che vive per cercare quelle foto, non ti devi meravigliare di nulla. L'errore è aver fatto quel tipo di foto col cellulare. È chiaro? Madonna, e mo come faccio? Mo non puoi fare niente. Andiamo alla polizia postale a denunciare. Le ho portate, le ho fatte fare la denuncia alla polizia postale. La polizia postale si adopererà per rimuovere. Ma nel momento in cui rimuove quelle foto, io, tu e tutti noi non abbiamo nessuna certezza di non rivederle in rete. Perché? Perché basta che un solo cittadino sugli 8 miliardi e 200 milioni di cittadini del mondo, noi siamo 8 miliardi e qualcosa del mondo, basta che uno solo di 8 miliardi abbia salvato su una sua chiavetta, sul suo cellulare, quelle foto, e anche se me le cancelli dal sistema, io prendo la chiavetta e le rimetto di nuovo. Quindi una certezza assoluta di cancellazione non c'è. L'unica certezza è una: non fare assolutamente quelle foto, semplice. L'unica certezza è la prevenzione, cioè non fare quel tipo di foto col cellulare, primo, e se anche le fai non le mandare mai a nessuno. In questo caso, anche se non le aveva mandate, era successa la cosa. Spero che, ovviamente se ci sono domande, non so come funziona, a voi volete chiarimenti ulteriori, interrompete, chiedete alla bravissima studentessa che fa da moderatrice, quindi, e poi lei gira a me le domande. Quindi è chiaro, tutto ciò che sta su sto benedetto cellulare, tablet, PC, computer da tavolo, computer, come volete chiamiamo, no, si cancella. Cioè, esiste una procedura di cancellazione, ma non mi garantisce nulla, perché se qualcuno ha già salvato su chiavetta quelle foto, quei video, siamo rovinati, perché la potrà rimettere nuovamente nel circuito. E allora a monte evitiamo.
che è la cosa migliore. Detto questo, dobbiamo aprire gli occhi su altre due cose importanti, perché voi avete già un'età particolare, ma avete un bel cervello, perché alla vostra età avete un bel cervello, che vi consente di sapere, di valutare e di decidere. Purtroppo i vostri fratellini e le vostre sorelline, o nipotine, o cuginette, o amiche del vicino di casa, che sono bimbe di 5, 6, 7, 10 anni, non hanno la possibilità di decidere, di scegliere e di difendersi. E noi, cioè voi, vi dovete aiutare a tutelare questi vostri amici, parenti e fratellini. In che modo? Prima di tutto dicendo alle vostre mamme e ai vostri papà, ma questo, ahimè, è più un difetto delle mamme, di non fare col cellulare le foto e i video al bambino, fratellino piccolo, che si fa il bagnetto un anno nella vaschetta, che si fa il bagnetto sotto la doccia 2 anni, che si fa le foto col culetto da fuori, che quando fa il battesimo, la classica foto, il bambino nudo sul letto matrimoniale col culetto da fuori, il braccialetto. Quelle foto fatele, ma con la macchina fotografica, primo. E non le mandate mai a nessuno attraverso i social. Stampatele oppure fate un duplicato su chiavetta e la date alla zia, alla nonna e allo cuginetto. Nel 2022 non si può vedere ancora, non si può vedere che si facciano ancora i video del bambino che fa il bagnetto nudo e poi lo mandi alla nonna, alla zia, con WhatsApp. È pericoloso, voi fate esporre un rischio pericolosissimo al vostro fratellino e qui dico alle mamme, i vostri figli o nipoti. È chiaro questo, su questo sono particolarmente cattivo e feroce, perché se lo vedo non ci penserò due volte a denunciare chi fa queste cose, non ci penserò due volte a rovinare chi mi espone le persone indifese, che voi a 15, 16 anni, 17 vi potete difendere. I fratellini e le sorelline no, non hanno la possibilità di farlo, li dobbiamo difendere noi, usando il cervello. È chiaro, facciamo 20 video del bagnetto, o della doccia nudo, o del culetto da fuori, non è un problema, facciamoli 100 foto al bambino, ma con la macchina fotografica e non mandiamola a nessuno, quello rimane nell'album di famiglia. La nonna, la zia, la cognata vogliono vedere il bambino che fa il bagnetto, il sabato sera li invitate a casa, gli offrite la pizza, la mamma cucina, se è brava a cucinare, se no la portate da sporto, ordinate le pizze, la mangiate in gas, pigliate la chiavetta, la mettete nel televisore e vedete il video del bambino che fa il bagnetto, ma non la mandate a nessuno. Peggio ancora, condividete le foto su Instagram, su Facebook, su WhatsApp, follia. Nel 2022, migliaia, io direi quasi milioni, su 8 miliardi e 2 milioni di genitori che fanno questi video e li mandano online. Quel video tu lo immetti nel circuito, nel sistema, nella rete, e nella rete io prendo di tutto. Io pedofilo che vivo su internet e sto ore e ore a chattare la sera facendo credere a mia moglie e ai miei figli che sto lavorando nel mio studiolo di casa, io anziché lavorare chatto per trovare quelle foto e quei video. Dopo il traffico internazionale di stupefacenti, il secondo fenomeno criminale per fatturato è il mercato, l'acquisto e la vendita e la produzione di materiale pedopornografico. Sarebbe immagini di minori nudi, seminudi o in atteggiamento sessuale, che è la forma di cyberbullismo più pericolosa, perché porta alla morte, perché il pedofilo ti vuole non per parlare di sport e politica, per abusarti. E se un pedofilo come quelli che conosco io, che ho fatto per tanti anni denunciare e arrestare, sono tutta gente che c'ha questa, la vedete questa? E c'ha anche questa, giacca e cravatta. Non c'ha la faccia brutta con lo sfregio, il tatuaggio e l'anello con la testa del leone al mignolo. Sono tutte persone di livello culturale medio-alto, tutti i pedofili che ho conosciuto e che col mio aiuto sono andati in galera. Tutti con giacca, cravatta o simili. Quella persona non può rischiare, dopo che io abuso di una bambina, non posso rischiare di tenerla libera, perché mi potrebbe ricattare, denunciare. Io che faccio un certo lavoro non posso rischiare, la devo far sparire. O le devo fare un lavaggio del cervello tale che la faccio stare ancora più male finché non si suicida. Quindi vogliamo aprire gli occhi o vogliamo ancora scherzare su queste cose? Non esiste quel tipo di video o foto. Non le deve fare nessuno. Non perché Gesù non vuole,
non perché mamma è contro l'etica e contro la morale, maleducata, non mi interessa niente. A me dell'educazione non mi interessa. Io devo salvare vite. L'educazione ci sono i vostri genitori a educarvi. Non mi interessa che non lo devi fare. Se io ti dico che non lo devi fare, non lo dovete fare perché è un fatto ineducato. O perché, ripeto, Gesù si arrabbia dall'alto dei cieli. No, non lo dovete fare perché è pericolosissimo. Ed esponete anche voi e la vostra famiglia a rischi gravissimi. È chiaro? Perché l'adescamento è la forma più grave di cyberbullismo e non lo dice nessuno, perché noi ancora andiamo dietro al cyberbullismo dello sfottò, che è cyberbullismo anche quello, la parolaccia, l'insulto che gira in rete, quello non ve lo spiego nemmeno, perché è così semplice. Se io devo venire qui a dirvi, signori, insultare qualcuno, dire le parolacce in rete e cyberbullismo, lo sapete già, non c'è bisogno che vi dica, è ovvio. Io vi voglio aprire gli occhi sui fenomeni più pericolosi, dove si muore, è chiaro, o si finisce in ospedale per anni o per tutta la vita. Quindi facciamo attenzione, evitiamo di mandare foto, video, prima di tutto evitiamo di farle, perché non capisco perché poi anche ragazzine di 14-15 anni si devono andare nel bagnetto della scuola e farsi la foto a seno, la foto nuda, mentre si baciano col fidanzatino, fanno altro. Non capisco perché bisogna fare questi selfie e questi video, mandarli, non riesco proprio a capire, non riesco proprio a capire. Sono arrivato a 53 anni, sarò deficiente, ma non riesco ancora a capire il perché bisogna fare questi video. Qual è l'utilità pratica? Qual è l'utilità pratica di farmi il video a 12 anni, a 13 anni, nudo, che devo far girare? Boh! Ma finché fosse un fatto solo così, di stupidità, di immaturità, vabbè, di stupidi, prima o poi maturo, no. Quel video va a finire nel sistema. Diventa di proprietà di internet. Chiunque, da un giorno all'altro, lo può vedere. E un esperto ci impiega dai 15 ai 20 giorni a capire chi sei e a trovarti. E a trovarti non per parlare di fesserie, ma per farti del male, ovviamente. È chiaro? Così come un'altra prassi folle, folle, fino a quest'estate, quella di vedere bambini nudi che scorrazzano nelle spiagge perché hanno il costumino sporco di sabbia, la mamma gli toglie il costumino anziché sciacquarlo e mettergli il costumino pulito in 30 secondi, tenu bambini che faccio innanzi e dietro sulla spiaggia completamente nudo, bambino, bambina, di piccola età, non accorgendosi che negli ombrelloni a fanto c'è qualcuno che col cellulare riprende la scena per poter poi utilizzare quei video illegalmente. Per piacere, voi ragazzi che siete più svegli dei vostri genitori, perché appartengono anche a un'epoca diversa i vostri genitori, ditegliele queste cose. Quando le vedete fare, intervenite con ferocia. Mamma, smettila immediatamente di fare questa cosa. Che stai combinando? Li vuoi cambiare il costume? Mettici l'asciugamano attorno e cambialo veloce. Non scendanze in dritta nella spiaggia, avanti e dietro, a fare sti chiacchiere, che sono pericolosissime. Perché se il vicino d'ombrellone o quello un po' più giù ti fa un video, quel video starà a fare il giro del mondo. Negli scambi che fanno tra di loro i vari pedofili che si scambiano sto materiale pedopornografico. È chiaro? Oh, dette queste cose qui, adesso vediamo qual è la forma più grave di cyberbullismo. Due sono le più gravi. Una è il sexting, l'altro è l'adescamento online. Cos'è il sexting? Dall'inglese sex significa sesso. Sarebbe sostanzialmente un selfie a sfondo sessuale. Io adesso prendo il mio telefonino, mi faccio una foto, è un selfie, normale selfie, posso fare. Se mi facessi selfie completamente nudo e fossi minore, quello è sexting, cioè non è sexting, quella è una foto di un minore nudo, seminudo, oppure due ragazzini che hanno atteggiamenti sessuali minori, bene. Dopodiché fanno il video, la foto, e la mandano in qualunque social, WhatsApp, Facebook, Insta, quello che vuole. La postano. Gli amici che ricevono quella foto, quel video, a loro volta che fanno? Lo inviano ad altri. Che lo inviano ad altri? Che lo inviano ad altri, finché arriva in tutto il mondo. Questa cosa è una cosa molto brutta, perché si chiama reato di diffusione, divulgazione, detenzione, commercio e produzione
di materiale pedopornografico, punito con il carcere da 1 a 5 anni. E qui non si scherza più. E qui non si scherza più, perché se poi alle 6:30 del mattino viene la polizia a casa vostra e la mamma poi non si deve spaventare, è che la polizia deve fare il suo lavoro, deve sequestrare il cellulare, deve sequestrare il tablet, vedere se tu hai condiviso quelle foto, quei video, e denunciarti per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico da 1 a 5 anni. Attenzione, perché poi si apre una storia che non finisce più. Ti devi fare una causa penale. Ma io sono minorenne, che problema c'è? Ti farai processo al Tribunale dei Minori. Ti farai la causa. Causa praticamente persa. Come fai a vincere la causa? Se nel tuo cellulare ci sono i tuoi like, i tuoi condividi, i tuoi invii, la polizia postale ci impiega 5 minuti a scoprire. 5 minuti. Vede che tu hai inviato, io ti ho mandato la foto nuda e tu l'hai fatta girare all'amica tua del cuore. La tua amica del cuore l'ha mandata al fidanzato, che l'ha mandata al suo amico del calcetto, che l'ha mandata al suo amico del catechismo. Si scopre da 2 minuti si scopre. È chiaro? Quindi non c'è una possibilità di vincere quella causa. La perdi. Condannato penalmente. Essendo minore, mamma e papà devono pagare i danni ai genitori della bambina il cui video fa il giro d'Italia, del mondo. Gli devono pagare i danni. E non sono 1.000 euro. Più piccola è la bambina, più brutte e più volgari sono le foto, e più alto è il danno. 30, 40, 50 mila. Devi pagarti l'avvocato penale. Avendo perso la causa devi pagare anche l'avvocato che ha vinto, cioè l'avvocato del bambino, della bambina lesa, quella che è stata danneggiata. Dopodiché con la condanna la fedina penale è sporca. E dove ti presenti a lavorare quando farai 18 anni? Pensate che potete fare un concorso? Chiedete ai vostri professori, ce li abbiamo in linea, alcuni dei vostri docenti, o se avete dei papà che lavorano al comune, alla provincia, alla regione, in polizia, carabinieri, finanza, agenzia dei dati, cioè pubblici ufficiali. Chiedete a un pubblico ufficiale: papà, quando tu hai fatto il concorso, o mamma, cosa hai scritto nella domanda del concorso? Dichiaro di non avere riportato condanne. Dichiaro di non essere sottoposto a procedimenti penali. Se non fanno questa dichiarazione, non entreranno mai a lavorare per lo Stato, per il comune, per la regione. È un ragazzino che ha 16 anni, 15, 17, se pigli una bella condanna a 2 anni, 1 anno e mezzo, per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico, chi se lo prende a lavorare? Nel pubblico non ci potrà entrare, perché c'ha questa condanna. Nel privato, ancora peggio, io faccio l'avvocato, va bene? Voglio un ragazzo bravo che devi farmi da segretaria o segretario in studio. A 18 anni, 19 anni, gli faccio il colloquio. Mi porti la tua fedina penale, perché io la voglio vedere. E quando vedrò di condannato a 16 anni per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, mi dispiace, sarò cattivo io, ma io a casa mia non ce la faccio entrare. Uno che c'ha quella condanna, dice, ma era un ragazzo, ha sbagliato in buona fede, era un ragazzino, è stato ingenuo. Mi dispiace. Dì che l'avvocato alla scala è cattivo, non fa niente. Sarà l'ennesimo nemico, ne ho tanti, un nemico in più, un nemico in meno, non va stando. Si mi abitua, mezzo mondo mi vuole morto, quindi non è un problema. Ma tu a casa mia non entri con quella condanna. Nella mia azienda non entri con quella condanna. È chiaro? Perché io, uno condannato per materiale pedopornografico, a 1 anno e mezzo di reclusione, o 2 anni o 2 anni e mezzo, non lo voglio. Quindi, condanna penale, fedina penale sporca, i 30, 40, 50 mila euro che mamma e papà devono uscire di tasca loro per pagare i danni che voi avete fatto facendo, postando, diffondendo quelle foto, quei video, perdita dell'anno scolastico, perché poi c'è la sanzione disciplinare, minimo una sospensione, minimo, si può arrivare anche all'espulsione, alla perdita dell'anno per il voto in condotta, e quindi un altro anno di ritardo sul mondo del lavoro. E dove presentate più? E dove vi lasci più a lavorare? Attenzione, riflettiamo, contiamo fino a 10, prima di fare ste scemenze, di condividere, mettere il mi piace, mettere il like, condividi il commento. Ma che stiamo scherzando? Su cose offensive, su cose pornografiche, pedopornografiche, mettiamo un commento. Mettiamo il like, il condividi. Basta un condividi, uno. O un mi piace, perché si è penalmente responsabile. È chiaro su questo? Quindi, questo fenomeno, quello di diffondere, divulgare
Il materiale pedopornografico si chiama sexting ed è la forma più grave di cyberbullismo, cioè tutti gli imbecilli che condividono quella foto e quel video della bambina nudo, del bambino nudo, facendo i commenti, condividendo, mettendo il like, quelli saranno tutti responsabili sotto un profilo penale e civile. Civile, ripeto, paga il genitore perché è minorenne. Ma io credo, come ti chiami, Elena? Vero, Elena? Io credo che quando Elena torna a casa, mamma, la mamma di Elena si vuole sentire un bel 8 in italiano. Elena, che hai fatto a scuola oggi? Elena, mamma, ho preso 8 in italiano, 8 in matematica, 8 in scienze, 8 in storia, in filosofia, in educazione fisica. E invece Elena ci va e dice, no mamma, ho portato 30.000 euro di risarcimento danni, una denuncia penale, una perquisizione, e l'avvocato chiama paga la mamma. Immaginate la mamma di Elena come è felice, immaginate. Minimo le darà una carica di mazzate e se li merita tutti. Se ha fatto questi, se li merita tutti. È chiaro. Ed è così che succede. E c'è una causa, e non è una causa che puoi sfuggire. Perché oggigiorno una famiglia media, lo stipendio, la casa ce l'ha. Quindi se non mi paghi, io ti tolgo la casa o ti tolgo lo stipendio. Non puoi fare, non puoi scappare. Il genitore oggi, un genitore, grazie a Dio, le vostre famiglie, i vostri genitori, almeno uno lavora e sta pagando il mutuo per la casa, se non l'ha già, non ha già pagato, è finito il mutuo. C'ha la macchina, c'ha un box, c'ha qualche piccolo risparmio in banca. Se non mi dare 30.000 euro, io ti faccio il pignoramento. E col pignoramento i 30 diventano 35. Magari non mi paghi. Magari paghi in ritardo. Più tardi fai e più prendo. E più incasso. Perché ti pignoro, ti tolgo tutto. Ed è successo. Soprattutto dove, purtroppo, il bambino o la bambina, dopo l'umiliazione, si è tolta la vita. Perché là il reato diventa istigazione al suicidio. Un reato gravissimo. Che prevede oltre 10 anni di carcere. Istigazione a suicidio. E una bambina morta, un bambino morto non costa 30.000 euro. Vedete che linguaggio anche brutto uso io, non costa. Non costa, che brutto. La vita di un bambino ha un costo. Sì, nel diritto purtroppo il danno alla vita ha una quantificazione. C'ha un costo, sì, c'ha un costo. Nonostante nessuna somma potrà mai riportare in vita nessuno, però c'ha un costo. Ci sono delle tabelle, c'è un costo. E qualcuno deve pagare. Chi? I genitori dei minori che hanno fatto i bulli. Usiamo questa parola bulli, che non mi piace. Perché sono dei criminali. Chiaro? Questa è la prima parte del fenomeno, che si chiama sexting, cioè diffusione di materiale pedopornografico. Fenomeno bruttissimo, pericolosissimo, ma soprattutto che è un reato penale. Penale il reato. Quindi evitiamo di usare linguaggio scherzo pesante, scherzo esagerato, che non solo non è corretto, ma se lo sento io divento molto cattivo e mi arrabbio. È chiaro? Quindi evitiamo, perché così facendo fate dei danni, danneggiate chi vi viene dietro a queste definizioni sballate. Ci siamo, mi raccomando, a fratellini, sorellini, vigilate, ditelo ai vostri genitori, per piacere, ditelo. Che gli adulti spesso dormono su questi aspetti. Mia figlia che fa? Stanno tutti sui social. Chi è che lo sta sui social? Ma è una brava ragazza. L'ultima volta la mamma che mi ha detto bravo ragazzo, un figlio teneva il coltello e ha rapinato i compagni di classe. Con le telecamere nascoste fatte mettere dalla polizia l'abbiamo fregato. E si vede lui col coltello in mano. La mamma con tutto il coltello in mano. Avvocato, ma è un bravo ragazzo. Ma non può essere stato lui. Signora, signora, guardi la faccia, è suo figlio col coltello. Non sono io, non è l'avvocato Rascal col coltello, è suo figlio, e meno male che bravo ragazzo. Figucci non è un bravo ragazzo, figuriamo se era cattivo, allora ce l'ho ammazzato col coltellino a minacciare per togliere le 3 euro, le 2 euro. Dopo alcuni fatti così, telecamera nascosta nei corridoi della scuola, ha colpito e affondato. 260.000 euro di danni l'uno, 180.000 di danni l'altro. E i genitori di questo bambino, che erano anche benestanti, hanno dovuto pagare, non c'è niente da fare. E nonostante uno è benestante, perché se li è meritati, ha guadagnato, è stato bravo. Non è che uno che è ricco per forza un lato. C'è tanta gente che sta bene perché lavora e si ammazza di fatica. E proprio che si ammazza di fatica, vi garantisco che non le fa piacere cacciare 180.000 euro. Perché il figlio cretino andava col coltellino a minacciare i compagni. Eppure lì la mamma lo stesso. Ma non vuoi essere avvocato. Queste sono le cattive amicizie. Ah, le cattive amicizie. Non è che io è tuo figlio la cattiva amicizia degli altri, eh? La volta tanto pensavo che sia tuo figlio,
a essere una cattiva amicizia per gli altri. Facciamo autocritica. Voglio dire, non c'è nulla di male se mio figlio sbaglia. Non c'è nulla di male a saperlo e a prendermelo per l'orecchio e fare i conti a casa, anziché proteggerlo e difenderlo e dare sempre la colpa al mio professore, e quello è troppo cattivo, quello è troppo severo, quello dà troppi compiti, quella in classe non c'è mai, quella si fuma la sigaretta 5 minuti, quella non vigila, sempre le stesse cose. Tu pensa a comportarti bene, tu studente, pensa a comportarti bene. La professoressa si deve comportare bene da parte sua, ma tu cominci a comportarti bene da parte tua. Fai una persona educata e seria. E il fenomeno muore sul naso, non ci sarebbe il bullismo. Se ognuno fosse serio ed educato, non esisterebbe il bullismo. Chiaro? Secondo fenomeno, l'adescamento online. Secondo fenomeno pericolosissimo di cyberbullismo. Elena, se mi vuoi interrompere e fare delle domande, chiedete, cioè fallo, dimmi tu. Tu sai che io su questi argomenti posso parlare 12 ore consecutive, non ho problemi. Però se ci sono curiosità dai tuoi colleghi, cioè interrompimi, senza problemi. Vuoi farmi qualche curiosità tu, mi vuoi chiedere? Se lo diamo un senso, deve essere utile. Questi incontri devono essere utili, perché ti deve rimanere qualcosa, no? Non serve. È chiaro? Quindi interrompimi quando vuoi. Adescamento online. Adescamento che cos'è? Adescare è sinonimo di quale termine? Io adesco minori. E adescare è adescare un minore, che vuol dire? È molto simile a un'altra cosa, a pescare. Si pescano i pesci, si adescano i minori. Sono due condotte simili, perché? Perché per pescare un pesce occorre la canna e l'esca. Per adescare un minore occorre la canna e l'esca. Qual è la canna nell'adescamento? Internet, il social, quello strumento. Lo strumento con cui pesco. Qual è l'esca? Sono tante e le vedremo. Le esche sono tante, che prometto al ragazzino per poterlo poi incontrare. Sono uguali, si pescano i pesci, si adescano i minori, ma la canna è data dal social che io utilizzo per adescare, per pescare. Pescare cosa? L'anima. L'anima del minore, io devo conquistare l'anima del minore per farlo diventare succube di me. E come faccio? Beh, come tutti, inizio a chattare, navigo in rete, vedo dei profili di ragazzini e comincio a contattare su Instagram, Telegram, Facebook. Cioè, poco, credetemi, conta proprio poco, sono tutto uguale. Comincio a chattare, va bene? I primi giorni di chat sono le domande più normali che si fanno. Che classe fai? Che scuola? Che hobby c'hai? Che cantante ti piace? Che sport ami? Dove vivi? Che voti c'hai? Quale materia ti piace di più? Quale materia di meno? Normalissime domande che fanno tutti quando due si conoscono, e sono le domande dove tu non riesci a snidare, a scoprire la trappola, perché sono domande normali che o al computer o al cellulare o in presenza. Sono le domande che faccio. Se io dovessi incontrare Elena un giorno, chiederei a Elena: che materia ti piace di più? Dove abiti, Elena? Ma fai sport? Che sport ti piace di più? Che vorresti fare da grande? Normali domande, che ci sta di male a fare queste domande, non c'è nulla di male. Ma in realtà l'adescatore, che è un pedofilo, lui fa queste domande per capire le vostre abitudini, i vostri interessi, le vostre passioni, perché poi, come vedremo fra un po', sfererà l'attacco finale. E allora i primi 2 o 3 giorni di chat servono per capire chi sei, cosa fai, le tue abitudini. Dopodiché mi dicono i ragazzi quando vado nelle scuole: ma noi, avvocato, come ce ne accorgiamo che quello lì non è un ragazzo mio coetaneo, quello è un cinquantenne che si sta spacciando per minore? Perché questo è l'adescamento. Io, avvocato La Scala, che quando chatto dico che ho 16 anni o 18 o 17. E se vuoi vedere la mia foto, ti manderò la foto di un ragazzino bellissimo di 17 anni, tanto su internet, foto di ragazzi belli o di ragazze belle, se ne trovano quante ne vogliamo. E così ti inganno, ti mando la foto di un bel uomo, dici: madonna, quanto è buono, una parola che piace assai. Madonna, quanto è buono quello. Vedi come si esprime anche bene. Ma sei un bravo ragazzo, lo devo conoscere. O buona, se chiaramente è femminuccia. Dopodiché che succede? Come me ne accorgo? Te ne accorgi dopo 2 o 3 giorni. Perché dopo 2 o 3 giorni di chat, chi fa l'adescatore, sapete che fa? Parlerà di intimità.
parla di sesso e di intimità, con intelligenza, attenzione, non con volgarità, non usando parolacce, no. Perché se io dopo 2 o 3 giorni di chat ti dico, senti, ti piace fare puntini e puntini, tu capisci subito che sono una persona pericolosa, sto buttando giù la maschera, sto dimostrando di essere un porco, lo sto facendo proprio capire, e tu stai attenta. Io no, non sono così scemo, c'ho giacca e cravatta, sono persona di cultura, ti devo adescare perché io dolce dolce ti devo avere, non con le parolacce. E allora ti comincio a fare la prima domanda. Lì aprite gli occhi e ditelo soprattutto ai famosi fratellini e sorelline dai 12 anni in giù. Dai 12-13 anni in giù. Se quello che sta chattando, che voi pensiate o che loro pensino essere un amichetto, comincia a dire, ma tu c'hai mai avuto un ragazzo, una ragazza, un fidanzato? E quello risponde, sì, ho un'esperienza con una fidanzatina, ci conosciamo da poco. Ah, che bello, ma mamma e papà lo sanno? Scrivetele queste domande, perché sono sempre queste. Mamma e papà lo sanno? No, ma sì, lo sa mio padre, ma quello mi mena. Ma c'hai fratelli e sorelle più grandi? Sì, ma neanche loro sanno niente. Beh, scusami, e quando ti vedi col tuo fidanzato come fai? No, io aspetto, o dico le bugie, dico che vado da una mia amica a studiare, oppure quando mia madre e mio padre lavorano, gli dico di venire a casa e ci stiamo nella mia stanzetta. Poi, siccome mia madre e mio padre finiscono di lavorare alle 5, alle 6, io prima che loro vengano lo faccio andare via. Attenzione! Perché queste domande, prima di tutto, una persona che vi conosce da 3-4 giorni, tra l'altro non di persona ma in rete, non si deve minimamente permettere di farvi queste domande. È chiaro? Perché se uno me le facesse a me che ho 53 anni, non 14, io direi, amico mio, ma ci sei tu? Ma chi sei? Ma se fammi capire, ma te ce te ne frega se mia madre, mio padre, sa se c'ho la ragazza, dove la vedo e quando la vedo. Ma fammi capire qual è il discorso tuo. A te cosa interessa? Diventare mio amico? O ti interessano altri particolari che non vedo perché io ti debba dire? E sto parlando da 50 anni. Figuriamo se tu a 14-15 anni ma da chiedersi cosa. Ti permettere. Ma non ti permettere proprio, direi io. Invece quello perché vi fa sti domande? Per lui è importante capire quanta voglia di riservatezza c'è o meno in voi. Quanta scaltrezza e furbizia c'è, perché la ragazza attenta, furba, dice, scusa, io neanche ti conosco, stiamo chattando qualche giorno, mi stai chiedendo se c'ho fidanzato, dove mi incontro, quando mi incontro, se lo sa mia sorella, ma a te cosa te ne frega? La ragazza intelligente e furba. In secondo luogo, la persona attenta direbbe, scusami, da questo momento evitiamo di parlare, siccome non ti conosco, se vogliamo continuare a dire quali sono i miei hobby, sì, se no, l'asperta. E a me che non continuiamo nella chat. È chiaro. Invece la ragazzina, purtroppo, cioè la maggior parte, ingenua, superficiale, comincia a dare risposte. Sì, mia sorella, mi vedo con mio ragazzo quando i genitori non ci sono, oppure dico come copertura che vado a studiare da una mia amica. Queste risposte, a me pedofilo, a me adescatore, sono risposte fondamentali, perché mi fanno capire che ami la clandestinità, che ancora non dici nulla ai tuoi genitori, quindi io mi sento più sicuro di andare avanti. Ho trovato una preda buona, e una buona preda ci sta lentamente cascando, perché mi ha detto anche delle confidenze, che non era tenuta a dirmi, ma soprattutto mi ha fatto capire che fa le cose di nascosto, e a me va bene, per me è la preda ideale una che fa le cose di nascosto. Al che poi vado avanti. Quindi quando un ragazzino mi viene a dire o genitore, vabbè avvocato, ma come fa mia figlia ad accorgersi che quello è un pedofilo? Così, ve l'ho appena detto, dal tipo di domande che fa e dal linguaggio che usa, molto corretto, non userà parolacce, attenzione, non li troverete mai una parolaccia, io parlo del pedofilo pericoloso, quello con giacca e cravatta, quello che chatta spacciandosi per ragazzino ma invece è maggiorenne, che fa il vero adescamento, cioè il vero cyberbullismo. Usa, ti dirà, ti incontri col tuo ragazzo, vi incontrate, non dice pomiciate, non dice altre espressioni che qui me lo sto a dire che sono parolacce volgari e che mi irritano anche dirle, perché si può parlare di sesso in maniera tranquillamente serena come giusto che si debba fare anche nelle scuole, senza usare parolacce, nella maniera più assoluta. Quindi,
usa tutti i termini corretti. Quindi quando tu ti vedi col tuo ragazzo e rimanete da soli, ma insomma, non so, fate l'amore, vi baciate, cioè, scusami se te lo chiedo, ma hai già fatto l'amore con lui? E quando hai fatto l'amore gliel'hai detto ai tuoi genitori, gliel'hai detto o no? Queste sono domande per me pedofilo fondamentali. Mi fanno capire che a te piace parlare di questi argomenti con uno sconosciuto. Non hai minimo di riservatezza. Addirittura fai di nascosto i tuoi genitori. Io continuo a prendermi sempre più confidenza con questi argomenti. Con questi argomenti. Perché poi andrò ancora di più nell'intimo. Ma cosa ti piace di più? Cosa non ti piace di più? Ma a lui cosa gli piace? A te cosa ti piacerebbe che lui facesse? Sempre in italiano, senza mai usare una parolaccia o un'espressione volgare. Lì ha già buttato la maschera. Attenzione, premesso che non dovete arrivare a questo livello di discussione, non dovete arrivare, la vita stoppa prima così, subito. Ma se arriva a sto livello, qualora avevate ancora un dubbio, ora avrete la certezza che al 100% non è un coetaneo vostro, è un quarantenne, un cinquantenne, un trentenne, che si spaccia per minorenne per adescarvi. Veloce a chiudere il contatto, veloce. Chiudete ogni contatto, veloce. È chiaro? Bene. Terza e ultima fase del pedofilo adescatore. Qual è? Se vede che purtroppo sei così ingenua che continui stupidamente, consentitemi questa parola, perché non trovo altri termini, perché non è possibile che nel 2022 ci facciamo ancora adescare da gente che poi ti fa del male, mi dispiace, ma ormai sono anni che se ne parla e non posso accettare che stiamo ancora a donne, genitori e figli su questo argomento, che ripeto, perché finché non vedete il cadavere di un minore in un obitorio voi non capirete mai il problema. Quando vedete un cadavere di un quindicenne, di un quattordicenne che si è tolto la vita steso su quel lettino gelido di ferro in un obitorio, vi garantisco che la vita vostra cambia da così a così, vi svegliate all'improvviso. Cioè, ma un argomento triste, un'immagine forte, e ben venga l'immagine forte. E ben venga l'immagine forte se mi può salvare altre vite. È chiaro? Quindi dovete interrompere subito il contatto. Perché se lui vede che voi andate avanti su quel discorso, partirà la terza e ultima fase. Qual è la terza e ultima fase? La promessa o il regalo vero di doni. Quindi la promessa o la consegna di un regalo. Ricordate i primi giorni di conversazione? Io ti ho chiesto cosa fai, cosa ti piace. Allora, a Peppino, ragazzino di 15 anni, gli piace la Juventus. Beh, guarda caso, io ho la maglietta di Cristiano Ronaldo, che lo juventino sa cos'è. C'ho un pallone con le firme dei giocatori della Juve, guarda caso. Oppure, è tifoso del Milan e c'ho la maglietta di Ibrahimovic. Oppure ama il nuoto e c'ho l'autografo di Federica Pellegrini, più volte oro mondiale. Oppure la PlayStation, oh, lui ama la PlayStation, guarda caso io c'ho tutta la collezione più recente della PlayStation, guarda caso. Alla femminuccia, ecco le famose esche, queste sono le esche. Alle femminucce quali sono le esche? Cosmetica, biancheria intima, bigiotteria. Sai, mia sorella adesso si è fidanzata ufficialmente, mia sorella è grande, si è fidanzata ufficialmente con suo ragazzo, c'ha un sacco di trucchi, vestitini che non usa mai, non ha mai usato, attenzione, sono nuovi e me li ha dati a me che sono il fratello piccolo o la sorella. Ovviamente non esiste nessuna sorella grande, sono sempre io Antonio che faccio la parte della sorella, faccio la parte del minore, della tua amica o del tuo amico. Sai, quindi mia sorella mi ha regalato, c'ha una scatola di cosmetica, bellissima. Io te la posso regalare? Cioè a me non, se mia sorella ha detto che posso farne quello che voglio, ma io ne ho molte, che me ne devi fare? Se vuoi te la regalo a te, eh? È intatta, mai usata, una scatola di trucchi, dei completini di biancheria intima, della bigiotteria, vedi, ti mando le foto dell'anellino, della collanina, del braccialetto, vedi che carini. Attenzione, sono gratis, eh? Non voglio neanche un euro. Che pedofilo è furbo. Non è scemo che ti chiedi soldi. Il pedofilo spende molti dei suoi soldi nei negozi di bigiotteria o di cosmetica e compra questi prodotti che poi li deve regalare. Ma
qui si apre il problema. Come te lo regalo? E mica tu posso spedire per posta, mica ti posso spedire la scatola di trucchi per posta. Ti devo incontrare, è certo, ti devo dare appuntamento prima o poi, è una settimana, 8 giorni, 10 giorni che chattiamo. Io mi sono pure scucciato di chattare, sono rotto le scatole. Io devo arrivare a sodo, quello che interessa a me è incontrarti per andare oltre, per fare quello che ho già in mente di fare da primo giorno. E chiaramente darò appuntamento. Ma l'appuntamento, guarda caso, scoprirai che non esiste né la tua amichetta né il tuo amichetto, ma esiste Antonio che c'ha 53 anni. E tu dirai, e cusmo, da dove è Antonio? Da dove esce Antonio? Da l'ov di Pasqua? Chi è? Ma è troppo tardi, perché stai già accanto a me. È troppo tardi. Ci vuole nulla a caricarti in macchina. È chiaro? O in altri posti, anche in base al luogo in cui ti do appuntamento. Attenzione, io a quell'appuntamento non ci devo mai andare, mai, mai. E se c'è la possibilità minima che sia una brava persona, quindi non un adescatore, io gli do appuntamento la domenica nel principale bar del paese, nella principale via del paese, come prima volta. E se posso portarmi dietro mia sorella o mio fratello, io è pure meglio. Ti devo incontrare, poi sei pure una persona bravissima, il ragazzo più bravo del mondo. Lo voglio conoscere come prima volta. Già luogo di appuntamento. Se cominci a farti storie sul luogo dell'appuntamento, attenzione, apri gli occhi. Perché allora uno che non c'ha nulla da temere, io ti parlo in videoconferenza davanti a 50 televisioni, non ho problemi. Non ho problemi. Posso incontrare chi voglio dove vuole, perché ho la coscienza pulita. Se ti comincio a dire, senti Elena, ci incontriamo, però quando è buio, però aspettiamo che fa buio, in quella strada, sai, così là non ci rompe le scatole nessuno. Elena dovrebbe dire, perché Cusmo vuole incontrare come prima volta dove non ci rompe le scatole nessuno? No, alla fine lo devo conoscere, non è che devo fare chissà che cosa, perché dobbiamo vederci di nascosto? Deve capire subito le antenne di Elena, subito devono lanciare il segnale al cervello. Elena, apri gli occhi, Elena, apri gli occhi, non andare lì. Chiaro, ci siamo. Questo si chiama adescamento online, che è a sfondo sessuale. Articolo, se lo vogliamo sapere, giusto per curiosità, 609 undeces, perché 609 bis, 609 ter, 609 quater, ogni è un reato. Questo si chiama 609 undicesimo, sarebbe, si dice undeces, 609 undeces. Adescamento a sfondo sessuale, è un reato. Come quello che dicevamo prima, quello che dicevamo prima è sexting, cioè diffusione di materiale pedopornografico, è un altro reato del codice penale. Articolo 600, comma terzo, codice penale. Il sexting, quello che abbiamo detto prima. È chiaro? Reati, codice penale, pena, galera, arresti, risarcimento danni. Non sono scherzi. E allora, come evitare? Semplice. Il sexting lo eviti tranquillamente, evitando di mettere il mi piace, il like, come lo volete chiamare, l'indice, pollice, come si usa, manco usarci, pollice, qual è, perché li uso così pochi. Io ho una pagina Facebook pubblica, una, Avvocato Antonio Scala, faccio un post ogni 15 giorni, pubblica, dove metto una sentenza, una legge, cose utili. Quindi non ho manco team del stesso episodio, tra le altre cose. Quindi è chiaro, il sexting lo evento, mi arriva la foto pornografica o pedopornografica, perché vi arriva, a voi ragazzi vi è già arrivata, a quasi tutti voi, foto e video pedopornografici, sono arrivati, pedo o pornografiche, foto volgari, parolacce, perché vi inviano tutti i giorni, vi arriva, non rispondete mai, bloccate quel numero e cancellate, veloce, non mandate quell'invio a nessuno, neanche a mamma e papà, ditelo, mamma, papà, mi è arrivata questa schifezza. E la mamma si gira, me la gira, no mamma, no, la schifezza vedila sul mio cellulare, perché se te la invio, basta un invio per passare i guai, non te la invio manco a te, cara mamma, la schifezza la devi vedere sul mio cellulare, vogliamo andare dalla polizia postale, andiamo, ma dal mio cellulare non si muove, non la invio a nessuno, quella foto, quel video o la schifezza varia. È chiaro? Elena, ci siamo? Non lo so, chiedete voi, perché ripeto, gli argomenti sono centinaia. Poi non mi fermo più. Sì, infatti volevo invitare chiunque fosse incuriosito. Anche adulti, professori, se c'è qualche curiosità. Perché sarebbe bello anche curiosità. Se no io non ho problemi. Possiamo parlare, non c'è problema.
è tutto chiaro su quello che abbiamo detto? Non ci sono dubbi. Meglio così. Vuol dire che è chiaro. Andiamo avanti. Un altro fenomeno che si sta diffondendo. Apriamo gli occhi. Le videochiamate. Attenzione alle videochiamate. Caso ovviamente realmente accaduto. Una bimba di 10 anni sta a casa sua, deve fare pipì, va nel bagno di casa, si siede sul water per fare pipì. Ovviamente, che succede quando noi italiani dobbiamo andare in bagno? Ci portiamo tutto un cellulare, perché noi neanche in bagno sappiamo stare senza il cellulare. Assolutamente, figuriamoci se 2 minuti che devo andare in bagno per fare la pipì, io posso stare senza cellulare. No, me lo devo portare dietro. Anche la bimba di 10 anni si è portata dietro il cellulare. Mentre sta seduta sul water per fare la pipì, gli squilla il cellulare. È una videochiamata. La bimba prende il cellulare. Voi immaginatevi la scena. Sto seduta sul water, ovviamente, per fare pipì. Quindi quando prendo il cellulare, io lo prendo, lo accendo, più o meno ad altezza delle mie gambine. Quando prendo il cellulare, non è che io alzo la mano e me lo metto in fronte. Sto seduta, tengo il cellulare ad altezza delle mie gambine che stanno poggiate sul water del bagno. All'atto della risposta, pronto, l'interlocutore, essendo videochiamata, che fa? Scatta la foto. E comincia da quel giorno a ricattare la bambina. Sai, c'ho la tua foto mentre sei seduta a fare la pipì, se non vuoi che la faccio girare tra i tuoi amici, mi devi dare gli indirizzi Instagram, i nomi e cognomi Instagram, o i profili delle tue amichette. Qui abbiamo 3 aspetti. Primo, il fatto che tu a 10 anni, anche quando vai in bagno, ti devi portare il cellulare dietro, che è assurdo, che è follia per pochi minuti che devi stare in bagno, che tu debba portartelo dietro. B, la bimba di 10 anni che da 2 anni sta su Instagram, è vietato per legge. Quella bimba, aiutata dai genitori, ha mentito. Quando si è iscritta su Instagram, come tutti voi, o la gran parte di voi, che sta da Instagram quando eravate minori, ancora più minori di quando lo siete, quando vi siete iscritti su Instagram, avete mentito sull'età. Tutti, nessuno escluso. Perché voi non potevate iscrivervi a Instagram a 10 anni, a 11, a 12, a 13. Non potevate iscrivervi a Instagram. Lo avete fatto mentendo sull'età. È chiaro? Avete mentito sull'età. E lì si è verificato tutto. Quindi, nel momento in cui mentite sull'età, Instagram vi fa entrare tutti. Perché Instagram è un colosso, che non è un fesso, che si beve le vostre bugie. Instagram non si beve le vostre bugie. Instagram ha trovato tanti polli, che sono i ragazzi del mondo, e li accetta tutti, perché ognuno di voi sono dollari. Ecco perché Instagram vi accetta. E allora tu, bambina, tu genitore, dove sei? Che a tua figlia 9 anni, 10 anni su Instagram. Ma ti do un Instagram in fronte, ti do io. Altro che Instagram 9-10 anni. Terzo, la videochiamata. Questo vale anche per gli adulti. Anche noi adulti ci portiamo il cellulare quando facciamo la doccia o quando andiamo in bagno, come tutti gli esseri umani. Attenzione anche voi adulti. Se vi arriva una videochiamata e siete in una posizione particolare, che siete in bagno, o siete usciti dalla doccia e vi siete un attimino sdraiati sul letto, nudi ad asciugarvi o state rilassati, e vi scatta in quel momento la videochiamata, non rispondete, che la videochiamata è una telefonata con scatto di foto. Perché l'interlocutore, salvo che non è vostro marito, vostra moglie, vostro figlio, quando vi risponde, scatta una foto, quella è foto, entra nel sistema. È chiaro? Fate attenzione anche a quest'altra particolarità, che a noi ogni giorno ci arrivano casi particolari. Io queste cose non le ho imparate dai libri, assolutamente, che tra l'altro purtroppo neanche li riportano questi fatti. La maggior parte fanno tutta quella teoria, la filosofia, il rispetto, la lealtà, l'onestà, benissimo, tutte belle parole, tutte utili, ma siccome nel mondo non siamo tutti onesti e tutti intelligenti e tutti seri, perché purtroppo non lo siamo, dobbiamo difenderci, è chiaro? Quindi anche questa storia della videochiamata, apriamo gli occhi. Ancora, i famosi giochi.
tutti quei giochi che voi, quelle applicazioni, quei giochi, no applicazioni, scusate, quei giochi che vi scaricate, a volte illegalmente, perché sono coperti dal diritto d'autore. Chi viola il diritto d'autore rischia una reclusione da 6 mesi a 4 anni di reclusione per violazione della legge sul diritto d'autore. A volte si scaricano i giochi legalmente, ma il rischio sta in questi giochi, perché molti di questi giochi hanno la dicitura vietato ai minori di anni 18. Voi, ovviamente, da un lato, e spesso i vostri genitori, dall'altro, che non prestano attenzione, non se ne accorgono che quel gioco è vietato ai minori di anni 18. Ma perché è vietato? Sia perché è un gioco pericoloso, e voi lo sapete, è inutile che andiamo adesso a citare i giochi, perché citare il nome e cognome, dico io il nome e cognome di molti giochi, potrebbe suscitare in alcuni di voi che non li conoscono la voglia di emulare. Vediamo pure noi, quindi io non ve li cito, sia perché sono convinto che li conoscete meglio di me, sia perché voglio evitare di mettere il verme in testa a qualcuno che vuole andare a vederli. Ma sono giochi schifosi e pericolosissimi, dove tra l'altro tra i giocatori si annidano moltissimi pedofili, perché il pedofilo è una persona esperta, uno che sa tutto dei minori, conosce tutti i trucchi del minore, tutti i giochi, le passioni, i giochi più noti, quelli meno noti, e li utilizza per poter adescare, introducendosi nel gioco. È chiaro? È possibile, una domanda, è possibile usare comunque strumenti come per limitare? Sì, ma attenzione, sì, ho visto una certa, allora, per limitare anche la polizia postale dai suggerimenti, mettete una doppia password, attenzione a ciò che postate, evitate determinati strumenti, evitate di fare gruppi aperti, gruppi chiusi, eccetera, per carità. Però una certezza assoluta, una certezza assoluta di tutela non c'è. Io Antonio La Scala non la conosco, e l'esempio degli esempi, sapete qual è l'esempio degli esempi? La violazione che hanno fatto un anno fa al sistema di sicurezza della Casa Bianca. La Casa Bianca è la residenza del presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del mondo. L'uomo più potente del mondo. Ragazzi di 21 anni, che poi il governo americano ovviamente ha assunto, perché ha visto sti geni, ha detto: qua piuttosto che arrestarvi, facciamo lavorare con noi, visto che siete dei geni. Sono entrati nel sistema di sicurezza della Casa Bianca, che voi non potete immaginare che cos'è. Quante protezioni, password e sopra, centinaia. Per evitare ovviamente che la privacy dei personaggi che stanno lì, o tutti i segreti di Stato degli Stati Uniti e non solo, possano fuoriuscire. Bene, sono entrati lì. E allora, signori miei, o ragazzi miei, quando si entra lì, figuriamoci un gruppo chiuso, un gruppo aperto, la doppia password, sì. Tra gli amici vi tutelate, cioè per chi non è esperto, anche la password, e va bene, più che sufficiente. Una password di accesso per non far entrare chi non volete, ma di gente comune, di gente normale come voi, come noi, ma un esperto che vuole ci entra. E come che ci entra? Anche perché il mondo internet è fatto per il 90%. Sapete che sia il 90%? Quasi tutto, soprattutto questo tipo di fenomeni, sono tutti nel cosiddetto deep web. Cos'è il deep web? Deep, scritto deep web. Deep, che significa in inglese profondo, sommerso. Il deep web è il mondo internet e tutta quella miriade, migliaia di siti illegali, illeciti, che sono nascosti, che la polizia postale scopre tante volte, li fa oscurare, ma sono sempre piccole gocce rispetto a questo oceano di illegalità diffusa che c'è sui social. E allora, siccome non la si può contrastare definitivamente perché è enorme, e le forze dell'ordine, poverini, più di quello che fanno, c'è cosa ne fa, con i pochi mezzi e pochi uomini che hanno, più di quello che fanno, che possono fare, arrestano, denunciano, oscurano siti, ma sono ancora tantissimi. E allora l'unica difesa è la nostra,
conoscere questi fenomeni, per evitare. Conoscere per evitare. Se io adesso so come agisce un pedofilo che fa adescamento, io ora lo ho, perché voi ora avete gli strumenti, base per accorgervi quando uno sta chattando con voi per adescarvi e non certamente perché vi vuole come amica o come amico. Chiaro? Ci siamo su questo? Dimmi tu, Elena, ripeto, ditemi voi. Sì, avvocato, io avrei una domanda da porle. Bravissima. Ok. Allora, dunque, la normativa italiana in ambito penale non prevede il reato di bullismo o di cyberbullismo. Infatti lei stesso all'introduzione, quindi all'inizio del discorso, lei ha detto che il bullo è identificabile come criminale, però di per sé non esiste il reato di bullismo, ce ne sono di vari come il diffamazione. Dunque, gli esperti ritengono che l'introduzione di nuovo reato sia superflua, poiché le condotte incriminanti sono già previste dal nostro diritto penale. Lei condivide questa scelta? Al mille per mille. Allora, non esiste bullismo, ma esiste cyberbullismo. Ho detto all'inizio, dal 2017, il decreto legislativo numero 71 del maggio 2017 ha introdotto l'articolo 1, la definizione di cosa si intende per cyberbullismo. E quello c'è. Però in realtà anche quella definizione è un minestrone, perché si dice che cyberbullismo, la denigrazione e il furto d'identità, la diffamazione, la sostituzione di persona, la minaccia, tutto in una serie di condotte che, se avvengono con lo strumento informatico, fanno cyberbullismo. Ma in realtà, come hai detto tu giustamente, sono tutte condotte già costituenti reato. In più c'è una cosa importante per i tecnici, ma è giusto che la sapete. 2 anni fa la Corte di Cassazione è la massima corte che si pronuncia su una vicenda penale o civile. Cioè, se io sono processato, vengo condannato a 10 anni di carcere in primo grado, posso fare l'appello, l'appello mi conferma 10 anni, posso fare Cassazione, si dice il terzo grado di giudizio. La Cassazione, se conferma 10 anni, io la sera stessa vado in carcere e vado a scontare 10 anni. Se mi assolve, dice il processo va rifatto, deve essere fatto. Quindi la si chiama Suprema Corte, perché è la massima corte che si pronuncia su queste, su qualunque problematica. Bene, la Corte di Cassazione ha stabilito che nei casi tipici di bullismo si deve contestare il reato di stalking, cioè quello previsto e punito dall'articolo 612 bis codice penale, cosiddetti atti persecutori, perché il bullismo altro non è che un insieme di atti persecutori. È chiaro? Un insieme di atti persecutori. Ci siamo? Quindi sono d'accordo che ora la norma non serve, perché la Cassazione ha già sancito che nei casi di bullismo dobbiamo contestare gli atti di reati di atti persecutori, laddove ci sono delle lesioni, reato di lesioni personali, che la legge distingue in lievi, lievissime, gravi, gravissime, a seconda della lesione. Se perdo un occhio, mi spezzo un piede, lesione gravissima, da 6 a 12 anni di carcere. Se la lesione sono 2 schiaffi e un po' di sangue, è una lesione personale non gravissima. È chiaro? Quindi questo diventa importante, diventa importantissimo. Quindi una legge che introduca il reato di bullismo al momento c'è un disegno di legge in Parlamento, ma come dico io serve esattamente, io l'ho letto, come il 2 di coppe nel gioco della briscola. Chi di voi sa giocare a briscola? Se sapete giocare a sbricco, vedete quando vale il 2 di coppa, cioè nulla. È molto più importante utilizzare la sentenza della Cassazione, che invece dice che il bullismo di 2 anni fa altro non è che il reato di atti persecutori, quando c'ha tutti i requisiti tipici. Sono il 612 bis codice penale, stalking, una serie di condotte illecite reiterate che procurano degli effetti abbastanza pesanti per la vittima, stato di paura, agitazione, stato d'ansia, eccetera. Quindi sono d'accordo con la domanda che mi hai fatto. Sì, anche perché durante le assemblee che si sono tenute qui a febbraio a scuola abbiamo un po' parlato della legge 71 del 2017, perché abbiamo visto un video di Elena Ferranti in cui spiegava insomma, la procedura di creazione di questa legge subentrata dopo, sì, la vicenda. Questa legge è stata importante perché ha introdotto finalmente una definizione di cyberbullismo. Sì, la prima d'Europa anche. Ha introdotto una serie di norme per le scuole, e in più ha introdotto come procedere alla cancellazione
di un video o di una foto che in maniera superficiale la vittima ha postato su internet. Quindi prevede queste tre cose principali, utili e interessanti. Ed è stato un importante passo avanti, indubbiamente. Quantomeno è stata una presa di coscienza del fenomeno che sta producendo sempre più danni tra bambini in cui parlate. Chiunque di voi conosca uno psichiatra o psicologo esperto di psichiatria infantile, chiedete quanto lavoro sta avendo da 10 anni a sta parte, per elevatissimo numero di minorenni che si rivolgono allo psicologo o allo psichiatra perché hanno una serie di problematiche dovute, chiaramente non solo, ma anche al bullismo. Avvocato, qui c'è una domanda in chat, chiedono: qual è la procedura di richiesta di oscuramento in caso di violazione dei dati personali di un minore? Allora, se il minore è infraquattordicenne, cioè ha sotto i 14 anni, deve con almeno un genitore, quindi in teoria l'altro genitore può anche non sapere mai nulla. È una norma che il legislatore introdusse proprio perché, sapendo che spesso e volentieri i minori fanno video un po' strani, particolari, a sfondo sessuale, per evitare che il minore, per vergogna, per paura, lo debba dire ai due genitori, c'è sufficiente che lo dici a un genitore solo. Cosa devi dire? Papà, mamma, ho scritto queste cose, ho fatto queste foto, ho fatto questi video. Mi aiuti a cancellarle? E allora la legge prevede un'istanza che si fa in email con una semplice PEC, o tramite la polizia postale o direttamente alla polizia postale, e ti puoi scaricare sul sito della polizia postale in generale, o recandosi alla polizia postale o online facendo la segnalazione assicurandoti che è pervenuta, o lo puoi fare direttamente tu con una email direttamente al gestore del social, che è stato Instagram, Facebook, Telegram, e scrivere: c'è una istanza prestampata che poi a fine incontro, ricordami, ve la mando io, se non la vedo la scuola non ce l'ha, ve la mando io. Non bisogna fare altro che compilare i dati, c'è anche l'indirizzo mail a cui inviarla al social. Si chiama istanza di oscuramento, rimozione o blocco. Prevede le tre ipotesi: istanza di oscuramento, rimozione o blocco. Il decreto legislativo del maggio 2017 numero 71. Se il social non lo fa entro 48 ore, c'è una seconda istanza che si chiama reclamo al garante per la privacy. E anche questa già predisposta, già prestampata. Mancano ovviamente solo i dati. Bisogna dire: caro garante, io ho mandato la settimana scorsa l'istanza a Facebook per oscurare queste foto e questi video. Facebook non mi ha calcolato proprio. Puoi provvedere tu? E allora intervengo. Ovviamente ve l'ho detto in forma sintetica, ma è un'istanza già prestampata. A quel punto provvederà il garante della privacy, appunto, che provvederà alla cancellazione. Quindi per i minori infra 14 anni, quello che ho detto, lo può fare anche il minorenne con un solo genitore, ma deve esserci almeno un genitore. Per il minore invece che ha superato i 14 anni fino a 18, addirittura lo possono fare da soli, senza dire nulla ai genitori. Una norma bella questa, perché ha voluto togliere dall'imbarazzo il minore. Cioè, è difficile che un ragazzo vada a dire: papà, lo sai che ho fatto la foto completamente nudo del bagno mentre faccio questo, questo e questo? Cioè, un ragazzo o una ragazza non lo dirà mai al padre o alla madre, per vergogna, imbarazzo. E allora la legge gli dà la possibilità, sopra i 14 anni, di poterlo fare direttamente loro, da soli, e chiedere la cancellazione compilando le due istanze che vi ho detto, che poi, se non le avete, i vostri professori me lo dicono, poi ve la mando. Vi date un indirizzo email e ve la faccio pervenire. Chiaro? Questa è la procedura. D'accordo, grazie avvocato. Noi siamo in chiusura. La ringraziamo per il prezioso contributo e ringraziamo anche tutti coloro che hanno seguito oggi la nostra diretta. Ci mancherebbe, sono io che ringrazio voi. Sappiate sempre a disposizione, e ci terrei che vi scrivi questo numero, Elena, e lo diffondete. Sì. Scrivete questo, il numero dell'associazione mia, Gens Nova, per qualunque chiamata, per qualunque cosa, di qualunque tipo. 340 56 00 875. Scrivete avvocato La Scala, avvocato Gens Nova, associazione Gens Nova,
quello che volete. Questo è un numero utile, nessuno deve pagare nulla, qualunque curiosità, qualunque brava, lasciate, diffondetelo alle classi, ai professori, tenetelo lì, cioè qualunque problema, di qualunque tipo, chiamate a questo numero, va bene? E chi vuole stasera, mi raccomando, alle 20, che parleremo di questo, alle 20, diretta su canale 7, che sarebbe il canale 74 del digitale. Va bene? Un abbraccio a tutti voi e un forte saluto alla direttrice, dirigente, professoressa, all'assessore e a voi ragazzi. Bocca al lupo. Grazie, avvocato. A voi. Buonasera.